di tutte le cose al mondo, tra tutte le cose che un essere umano può fare, perché lo yoga tutto ciò che gli esseri umani possono fare è essenzialmente un'espressione di ciò che sono. Qualcuno canta una canzone, qualcuno danza, qualcuno scrive un libro, qualcuno dipinge un quadro. Qualsiasi cosa facciamo è un'espressione di ciò che sei. Puoi esserne consapevole, puoi esserne inconsapevole, ma comunque ogni cosa che dici, ogni cosa che fai, ogni cosa che viene fuori da te, è essenzialmente un'espressione di ciò che sei. Quindi lo yoga, in questo senso, è diametralmente opposto a questo, perché non è un'espressione di ciò che sei. Si tratta di determinare ciò che sei. Si tratta di determinare ciò che vuoi essere, cambiando le fondamenta stesse della propria esistenza. Oggi ci sono significative prove mediche e scientifiche per dimostrare che le fondamenta stesse dell'attività del tuo cervello, la tua chimica, persino il tuo contenuto genetico, possono essere cambiati praticando differenti sistemi di yoga. Questo non aveva bisogno di conferme, perché l'abbiamo sempre visto. Ma oggi ci sono dati scientifici per provarlo. Quindi non è un'espressione di ciò che sei, si tratta di determinare la natura di ciò che vorresti essere, cambiando gli ingredienti fondamentali che hanno fatto di te ciò che sei. Quindi lo yoga come sistema ha bisogno di molto più coinvolgimento di qualsiasi altra cosa che uno, qualsiasi altro tipo di cose che facciamo, che sono semplicemente un'espressione di ciò che siamo. Se tu trovi piena espressione tramite una qualsiasi attività particolare, potrebbe anche trasformarti in qualche modo. Se cucini con tutto il tuo cuore, qualche trasformazione può capitare, sì? Prendersi cura di una mucca può cambiarti la vita, sai? Se canti con tutto il tuo cuore, qualche trasformazione può capitare. Se danzi con tutto il tuo cuore, qualche trasformazione può capitare. Ma quello è solo un certo impatto che accade per via di un assoluto coinvolgimento in una particolare attività. Ma essenzialmente quell'attività è per natura un'espressione di ciò che sei, non sta determinando la natura di ciò che sei. Quindi quando trasformiamo la nostra attività, non come espressione di ciò che siamo, perché chi vuole trovare espressione così la mattina? Decisamente no, non è vero. Quindi non è un'espressione, è un metodo, è uno strumento, è una tecnologia attraverso la quale puoi cambiare la forma di ciò che sei, sia letteralmente sia in altri sensi. Puoi cambiare la forma stessa di ciò che realmente sei adesso. Questo può essere trasformato, perché ciò che realmente sei adesso, come persona, è una combinazione di cose.
Materiale genetico, Materiale ancora prima la la sostanza karmica che sostanza che porti con carichi. te, a causa di Causa di quella quella, hai io scelto un certo soggiorno sempre grembo con e quindi il materiale soggiorno sempre con genetico, e e sin dal sin dal momento in cui momento sei in cui nato, qualsiasi whatever tipo di kind of impressione che è impressions entrata have in gone te, into you sotto in forma di whatever una kind varietà of di esperienze, experiences, situazioni, situations, thoughts, pensieri, emozioni, emotions, relazioni, relationships, associazioni. associations, Qualsiasi whatever altra else you cosa hai know about you. assorbito. Tutte All queste these cose things fanno make di you te a certain un kind certo of tipo di person. persona. When Quando you say dici I'm a sono un certain certo kind of tipo di person, persona, quello what you're saying che stai is I dicendo have è ho this kind questo of tipo di emotions. compulsioni. Quando You dici have sono this questo kind of tipo di person. persona, What you're ciò che saying stai is dicendo this is è the kind of questi sono i compulsions tipi that di I identify compulsioni myself con cui with. mi So I am identifico. this kind of Quindi io sono person. questo tipo di persona. Le People, persone, you know, è una keep cosa wearing molto the question mark occidentale, ma è next to molto the person presente in India immediately, oggi, perché but tanti the last indiani sono Indians molto are più far more occidentali Western than Western. dell'Occidente. Se vai So sempre all the verso way north ovest, you torni di went, nuovo in India, so they quindi went sono molto more più west than occidentali di west. quanto lo siano gli Do you think? occidentali oggi. So Così la people gente say I'm a dice, morning sono una person, persona I'm an mattiniera, evening sono una person. persona notturna. Quello che So what vogliono that dire means? è, la mattina Morning, non riesco a svegliarmi la I wake up in mattina. the morning. Questo That means significa I'm an sono evening una person. persona notturna. I can't stay Non awake riesco a stare late, sveglio so la I'm a sera, quindi morning person. sono una persona Not only mattiniera. that, Non people solo here questo, la still gente call sta andando solo oltre, BlackBerry sapete, alcune people, persone sono and people BlackBerry, here, alcune persone sono this all-getting Apple, world is quindi getting il mondo wider in viene so diviso in many così tanti ways. modi. They're Non not sono just solo some Western strumenti che people, usi e some metti people giù, there, tutti ci and we have identifichi. identified with it. Quindi ci There are two sono party persone da people in their pasta, lives, persone da people there, pizza, those persone are da people dolce, very persone da different, salato, you know, di ogni all genere. kinds. Quindi, So, che tipo what sei kind you tu are dipende essenzialmente da essentially certi decides the tipi di kind of compulsioni. compulsions. Quindi You ti siedi set nel processo dello yourself into the yoga perché process of yoga non vuoi because you essere di don't want questo this tipo o kind di or quel that kind. tipo. That Sarai il tipo particular che la kind that situazione you're required richiede to nel be momento at the specifico. moment. Se è If morning mattino, sei you're a una persona morning person, mattiniera. evening, Se è evening you're a sera, sei una morning persona person. notturna. Se non è You're not necessario because of che tu you sia una because of your morning persona, person. non sei una persona. That you Significa can che be diventi flexible. flessibile. Questa This flexibility flessibilità, starts iniziamo a working in lavorare your con il tuo body to corpo per start with. cominciare, e poi dovrebbe Afterwards, it arrivare a starts ogni with aspetto every della tua aspect of your vita. La life. tua Physical struttura structure, fisica, your la tua psychological struttura structure, psicologica, your la tua emotional struttura structure, emotiva, la tua your struttura karmic structure. karmica, tutto Everything dovrebbe should be diventare flexible. flessibile, That così da poter essere you qualunque cosa feel necessario che comfortable sia. Non in è bloccata yourself nell'essere in as you questo o in are. quel modo. Quindi lo yoga So, come as a processo, lo process, yoga come yoga as a metodo, lo method, yoga come not tecnologia, as lo a yoga come yoga as a scienza, science, is è essentially essenzialmente rompere breaking le the limitations limitazioni of di un a certo certain kind of irrigidimento organization che that accade happens, e che which we call chiamiamo as personality. personalità. Per We go evolvere from being dall'essere a una person persona a to a una presence. presenza. Se It's sei a una progression. persona, vuol dire che ti sei You've fatto made a un shell out of guscio. yourself. Hai From formato the un shell, guscio e within solo that dentro shell quel only you guscio can puoi operate. operare. Se So if you rompi il break this shell, guscio, non sarai più you're una no more being a persona, ma person, but semplicemente una simply a presenza. presence. Come lo è la vita, Always, come lo è Dio, always solo just a una presence. presenza. Se You può can essere be racchiusa in encased un in a guscio, shell, diventa una but it's a persona. person. Quindi The yoga yoga means significa che slowly you're lentamente working up lavori into sul the rendere il shell guscio thinner and sempre più thinner, sottile, more and more sempre più porous, poroso, and così che one un day giorno tu you'll possa be esistere without a senza shell. un guscio. Quindi So essentially, essenzialmente, nella tua in your esperienza, experience, yoga yoga means significa morning. mattina. Quindi Why il the sadhana sadhana, così the com'è? way it is? Perché tutti All gli aspects aspetti della of fisicità physicality sono are ciclici cyclical nell'universo. universe. I Planets pianeti girano circle around intorno the al sun, Sole, moon il goes sistema around solare si the moon. muove, Everything in the ogni cosa galaxy nella follows galassia, this nel cycle. cosmo è ciclica.
Più sei identificato con il tuo sistema fisico, più sei ciclico anche tu. La tua esperienza è ciclica, il tuo processo di vita è ciclico. Se guardi con abbastanza attenzione, anche le situazioni che affronti nella vita arrivano in cicli. Quindi yoga significa, ad un livello, rompere il ciclo della vita. Quello che ora è un cerchio, noi vogliamo aprirlo e farlo diventare una linea retta. Perché se tu giri in tondo, se ti dico stai girando in tondo, che significa secondo te? Che non stai andando da nessuna parte. Ti dà solo l'impressione di andare da qualche parte, ma non stai andando proprio da nessuna parte. Stai attraversando la stessa cosa ancora e ancora. Quindi yoga significa aprire il cerchio e allungarlo come una linea retta, in modo che se segui la linea vai da qualche parte, non giri intorno intorno. La natura non ti lascerà andare. Così semplicemente. Devi lavorarci e lavorarci e lavorarci. Altrimenti devi essere contento di andare in cerchio. Un cerchio può essere anche descritto come un circo. Se diventi consapevole, se l'intera faccenda sembra un circo, se non sei consapevole, puoi vedere solo un metro davanti a te, allora è tutto reale. Se puoi vedere l'intero cerchio della tua vita, subito diventa come un circo. Una volta che realizzi che è un circo, non vuoi passare per il circo ancora e ancora. Solo se la tua visione è troppo limitata e puoi vedere solo a un metro davanti a te, ogni cosa è reale per te. Se ti apri e vedi l'intero cerchio, il giro che stai facendo, ti sembrerà un circo e sicuramente non vuoi che continui per sempre, vuoi fare qualcosa a riguardo. Quindi questi cicli ripetitivi di compulsività, arrivano perché ci sono diversi tipi di memorie nel sistema. Memorie karmiche. Informazione essenzialmente vuol dire memoria, no? Sono le basi di informazione che portiamo, che hanno costruito questo corpo così com'è. Vivere nel corpo e non essere del corpo non è cosa facile. Non sto dicendo che è difficile, ma bisogna lavorarci su. Il sadhana riguarda proprio questo. Per quanto semplice il sadhana possa essere, ogni giorno, se ci si lavora su, lentamente puoi vedere un certo livello di libertà accadere dentro di te, passo dopo passo, forse centimetro dopo centimetro, forse micromillimetro dopo micromillimetro, ma nessuno può dire che non ti sta liberando. Lentamente ti libererà. Se vuoi andare rapidamente, c'è molto di più da fare. Se ti va bene andare piano, basta far qualcosa.